Bene, dottor Gardellin, oggi finalmente inauguriamo questa nuova apparecchiatura, una mammografia digitale 3D con tomosintesi. Qual è il reale vantaggio della tomosintesi? È un mammografo digitale che consente lo studio della mammella in strati come se fosse studiata con una TAC praticamente. Quindi una migliore risoluzione e anche un maggior risultato? Soprattutto nelle mammelle relativamente dense, giovani o meno giovani, ma con tessuto ghiandolare piuttosto denso, si possono riconoscere delle lesioni che con la mammografia digitale tradizionale possono sfuggire. Ci si interroga sempre più sulle donne più giovani, ma perché c'è un'incidenza sempre maggiore? Si comincia con la prima mammografia sui 35-36 anni, a meno che non ci siano dei sospetti prima. Vincenzo Papes, oggi un altro passo importante che fa la casa di cura Villa Maria verso i padovani, una nuova apparecchiatura fondamentale per la diagnosi precoce. Terminata la prima fase, che era quella della ristrutturazione della parte immobiliare all'interno della struttura, adesso diciamo si comincia la seconda fase, che è quella di inserire all'interno della Villa Maria la parte tecnologica. Abbiamo cominciato per primo, abbiamo inserito questo nuovo apparecchio che è la mammografia con tomosintesi, che è un apparecchio all'avanguardia per la prevenzione del tumore al seno delle donne. Dottoressa Dettore, non solo come direttore sanitario, ma anche come donna, dice, mi sento orgogliosa di aver inserito a Villa Maria un'apparecchiatura di questo livello. Sì, soprattutto come donna mi sento orgogliosa, perché mettere a disposizione delle donne la miglior tecnologia a oggi possibile per la diagnosi precoce del tumore del seno vuol dire aiutarle, perché se la diagnosi viene fatta il più precocemente possibile, di tumore non si muore. Quindi la diagnosi precoce del tumore al seno per le donne padovane, cos'è che possono trovare di fatto qui a Villa Maria? Beh, innanzitutto di sottoporsi a screening mammografici, perché è importante. Se vogliono farlo qui da noi, troveranno un servizio completo che consta della visita senologica, dell'ecografia e della mammografia digitale. Dottor Zavagno, quanto una diagnosi precoce e precisa può aiutare la fase terapeutica? Beh, la risposta è che il miglioramento della fase diagnostica ha importanti ricadute anche sulla fase terapeutica, quindi quella di pertinenza del chirurgo. Perché diagnosticare un tumore prima, cioè in una fase precoce, quindi curarlo in una fase precoce, offre dei risultati in termini di prognosi, di probabilità di cura della malattia molto più alta. Capiamo che riuscire a fare interventi che conservino il seno e che ne mantengano anche l'estetica è una cosa importante, che riusciamo a fare proprio perché ci troviamo ad operare tumori piccoli, tumori in fase iniziale, e questo è grazie al miglioramento delle possibilità diagnostiche che oggi ci sono.